Il bilancio operativo delle attività delle Fiamme Gialle abruzzesi, illustrato dal comandante regionale Abruzzo, il generale Gianluigi D'Alfonso, in occasione della cerimonia ristretta per il 247esimo anniversario della fondazione del Corpo. Nel 2020 è stato massimo l'impegno per contrastare la criminalità economica organizzata con un intervento ancor più mirato in tempi di pandemia, con molte attività in crisi e tentativi di infiltrazioni per colpire quelle piccole attività in difficoltà. Sono arrivati una serie di contributi per sostenere le imprese in difficoltà, i piccoli esercenti, ne arriveranno ancora altre, voi sapete che a breve verranno rilasciate le risorse legate al Recovery Fund e quindi il Comando Generale ha dato direttiva alla Guardia di Finanza di attenzionare in particolare questa area e questi settori. Abbiamo avuto sentore che ci sono tentativi di avvicinamento da parte di organizzazioni criminali verso piccole imprese, piccole e medie imprese, piccole esercenti in difficoltà. 62 evasori totali scovati, 414 lavoratori nero e irregolari con denuncia e oltre 22 milioni di euro di beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette IVA. Molta attenzione alla spesa sanitaria e pubblica. In Abruzzo abbiamo sviluppato, come sapete, delle indagini, soprattutto a Pescara, nel Chietino, che hanno individuato appunto dei fenomeni di corruzione e di appunto illecito utilizzo di fondi derivanti dal bilancio sanitario. Il bilancio sanitario è una grossa fetta del bilancio pubblico locale, occupa circa il 60-70% e quindi eroga tutta una serie di fondi che molto spesso si presta appunto a strumentalizzazione e comportamenti illeciti. Le frodi scoperte in Abruzzo hanno raggiunto l'ammontare di oltre 610.000 euro, con sequestri per oltre 270.000 euro. Molta attenzione per quel che riguarda la prevenzione e la repressione di condotte illecite legate alla ricostruzione, anche se per il generale negli ultimi anni le cose sono andate via via migliorando. Molte operazioni hanno riguardato il fenomeno del finanziamento al terrorismo e per la lotta alla contraffazione. Sequestrati in Abruzzo oltre 2 milioni tra mascherine e dispositivi di protezione individuale e 25.000 litri di igienizzanti venduti come disinfettanti, con 148 persone denunciate. Oltre a questo, da segnalare il contrasto ai traffici via mare e le missioni internazionali con impegnato il reparto di Pescara, oltre al soccorso in montagna portato avanti dalla Guardia di Finanza dell'Aquila e Roccaraso. Nei primi anni abbiamo rilevato fenomeni di infiltrazione soprattutto da parte della campagna, quindi di organizzazioni camorristiche. Negli ultimi anni questi fenomeni si sono molto attenuati.